tante cose. La Pornero volevo scherzare con questi. Eccoli qua. Cazzo, mi faccio la foto a questi vagabondi. Capisco che c'è una certa età. Poi mi mandi le foto, Ma tu Martino, che cacchio di quota mi manda una funzione? C'è stato qualcosa? Ma sai come la funzione? Perfetto ragazzi, ci vuole ci Sono un insegnante del liceo Maiorana di Moncalieri. Con il settembre del 2014 raggiungo quota 101. Mi sento truffato dalla riforma Fornero, pretendo che il governo Renzi dia una soluzione al nostro problema. Dopo 2 anni e 3 mesi di attesa, frustrata da 1000 rinvii e da 1000 promesse. Sono docente dell'ITIS di Nifarina di Moncalieri. Sono in quota 96, ex, attualmente quota 100, ma dovrei andare in pensione secondo la nuova normativa Fornero il 1° settembre del 2019, quindi sono tra quelli che sono stati imprigionati per 7 anni. Da 2 anni vivo una situazione di continua pressione logorante e usurante per i continui rinvii che le varie commissioni parlamentari continuano a reiterare. La pensione è lunga. L'ultima martedì scorso, con le solite pretestuose motivazioni di mancate coperture. Io credo che ci sia dietro in realtà una precisa volontà politica di non risolvere la questione quota 96. Per questo motivo siamo qui incatenati, perché pensiamo che i diritti acquisiti non possono essere rottamati e pensiamo che il governo Renzi abbia tutta la possibilità di trovare questi soldi, visto che vengono spesi in pensioni d'oro che ovviamente non vengono toccate, o in spese militari o nelle grandi opere inutili. Perciò continueremo la mobilitazione fino a martedì, quando si riunirà la commissione bilancio per ancora prendere in considerazione la nostra questione. Insegno all'ITIS di Farina, sono anch'io del 52 come tutti questi che siamo qua, quindi tutti, se non abbiamo 62 anni, li stiamo raggiungendo. Come anni di contributivi io arriverò a fine anno, a dicembre, a 42, 5 mesi e 3 giorni, quindi per la riforma Fornero me ne mancano 27, come da 5 anni mi mancavano 18 giorni di età. Quindi io è da 6 anni che vengo sempre, termine tecnico, insolvente, inculato dalle varie riforme fatte. Per non essere lungo e non ripetere le stesse cose dette dagli altri, voglio accennare 2 questioni. I fondi previsti dalla riforma Fornero come risparmi sono quasi raddoppiati, sono dati che si possono trovare nei vari centri studi, per cui i soldi per mandare 4.000 docenti in pensione ci sono. Nel 2012 avevano previsto 150 milioni per i quota 96 a causa del terremoto in Emilia, sono stati spostati ma non sono stati più ripianati, quindi ci sono già soldi che non sono stati previsti.
da 2 anni stanno discutendo inutilmente, rinviandosi dal governo, alle prefetture, alla Corte Costituzionale, e nessuno ancora ha preso una decisione. L'altra cosa che vogliamo dire in modo molto semplice e chiaro, che se noi andiamo in pensione e ci sono situazioni di persone che in questo periodo sono in malattia perché stanno realmente male, ci sono 4.000 posti per i precari. L'ultima cosa che voglio dire, questa è una delle prime iniziative che si fanno a livello nazionale. Sono già previste iniziative individuali in Toscana domani e sabato c'è un presidio davanti alla RAI a Palermo. Lunedì inizierà un presidio davanti al Parlamento, martedì sempre davanti al Parlamento a Montecitorio ci sarà un'iniziativa in attesa di vedere se il Parlamento dopo 2 anni e mezzo prende decisioni, altrimenti il presidio davanti al Parlamento continuerà ancora e noi abbiamo intenzione in tutta Italia di fare altre iniziative simili. Io sono Ugo Bertot, insegnante elementare presso l'Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni. Anch'io sono un quota 101, sono nato nel 52, e a causa della riforma Fornero sono anch'io imbrigliato in questo sistema paradossale che ci ha impedito di andare in pensione quando ormai le nostre prospettive ci vedevano ampiamente a riposo. Che dire, siamo in una situazione paradossale riconosciuta da tutti, da tutta la politica, perché la Commissione Bilancio al completo, all'unanimità, avrebbe votato a favore della soluzione di questo problema, ma il Ministero dell'Economia ha detto di no. Allora, se la politica riconosce questo, se siamo in una situazione in cui abbiamo 17.000 insegnanti precari che hanno vinto concorsi, che hanno frequentato tutti i corsi di formazione per entrare in ruolo e sono lì che aspettano e non si riesce a trovare o non si vuole trovare una soluzione per 4.000 persone alle quali è stato negato un diritto che ha già acquisito. Quindi si tratta soltanto di trovare una soluzione per ripristinare un diritto acquisito. Altro particolare di non secondaria importanza è che la scuola italiana è la scuola che ha gli insegnanti più vecchi di tutta Europa. Noi invitiamo tutti i colleghi d'Italia, almeno i 4.000, che risultano al Ministero, che dovrebbero andare in pensione quest'anno, a continuare con queste iniziative fino alla vittoria.